prima facevamo le foto a luci rosse, poi facciamo. Ma è coltello rosso, vai. È coltello rosso. Non si vede niente, si vede solo un segno. Devo parlare, no? Sì. La mia seconda passione, oltre alla chirurgia, sono le tecniche di memorizzazione permanente e metodologia di studio, di cui mi occupo da 5 anni, e io faccio dei corsi anche in alcune università e in varie scuole. Sono delle tecniche che consentono di memorizzare senza ripetere all'infinito, e si utilizzano per queste tecniche di memorizzazione le immagini paradossali. Tutto ciò che non vediamo, noi lo visualizziamo, ma l'importante è che quando visualizziamo creiamo delle immagini paradossali, e grazie a questo ci coinvolgiamo emotivamente. E i due presupposti per ricordare per sempre è che bisogna vedere, quindi la memoria visiva è quella più forte e più efficace, ma contemporaneamente bisogna essere coinvolti emotivamente. Se ci sono questi due elementi, il vedere e il coinvolgimento emotivo, si ricorderà per sempre quello che in quel momento abbiamo studiato, che abbiamo letto, che abbiamo ascoltato. E le immagini paradossali io le utilizzo per i miei quadri. Era da sempre, io dipingo da quando ero bambino, e io ho solo, grazie all'approfondimento di queste tecniche, io ho solo capito che era qualcosa che io avevo dentro di me e che adesso esternavo con i miei quadri, ma adesso utilizzo per memorizzare le cose più disparate. Si possono memorizzare formule di matematica con questo metodo, formule di chimica, memorizzare dati numerici. E la cosa sconvolgente è che non richiede fatiche, ma diventa un gioco, e ritorniamo a utilizzare la creatività e la fantasia come facevamo da bambini. Il motto è: si impara giocando. E quando facciamo i test di memorizzazione, i discenti iniziano a sorridere, anche se sono test impegnativi, perché in quel momento giocano con me. Volete un esempio di memorizzazione? Cosa vogliamo memorizzare? Allora, memorizziamo 20 nomi. Sono i primi 20 nomi che io ho memorizzato 5 anni fa, quando ho conosciuto il mio maestro, che è un ingegnere di Torino, e che mi ha fatto appassionare queste tecniche. L'ho invitato qui a Napoli, abbiamo fatto un corso per 80 colleghi e siamo stati 2 giornate intere a fare questi percorsi mentali e queste strategie di memorizzazione. I primi 20 nomi che ho memorizzato sono questi: amo, ciambella, chitarra, lama, lava, picchio, puma, nemo, freccia, noce, re, mamma, fiamma, nuca, polizia, neve, frutta, bacchette di tamburo, jeep e mamma. C'è una definizione di creatività che io amo citare durante i miei corsi. Creatività è prendere due cose distanti fra di loro, avvicinarle e collegarle. Grazie alla creatività, tutte le cose, anche quelle più lontane tra di loro, sono collegabili. Irrazionale, irrimediabilmente, si deve fermare. Un esempio, questi 29. Non hanno nessun collegamento razionale, ma grazie alla creatività noi ci impadroniremo di questo elenco e di questi nomi. Vogliamo provare? Allora, la strategia è utilizzare esclusivamente la memoria visiva, perché l'uomo primitivo ha visto e ha cercato di ricordare. Tutte le altre memorie sono state acquisite e sono meno valide. Quindi noi ci appropriamo esclusivamente a memoria visiva, ma per fare in modo che quello che io in questo momento vedo, visualizzo,
resti nella mia mente, devo coinvolgermi emotivamente. Come? Creando immagini paradossali, immagini strane, un po' come quelle dei miei quadri. Proviamo? Allora, il primo nome è Amo. Non dobbiamo pensare a un amo normale, ma un amo enorme, un amo rosso, fosforescente, che sembra un'ancora. Deve essere inusuale, paradossale. A quest'amo io tiro. Alla fine, invece di venire fuori un pesce o un vecchio scarpone, a quest'amo è attaccata una ciambella. Avete mai visto una ciambella attaccata a un amo? No. Voi o chiudete gli occhi, oppure anche a occhi aperti, dovete solo immaginare.